Grazie Presidente. Allora io mi associo naturalmente alla richiesta dell'Avvocato Corbino. Volevo precisare un discorso sul 430 bis. La norma letta in senso letterale permetterebbe riferirsi, quanto al divieto di assumere informazioni dai testimoni ammessi ai sensi dell'articolo 507, si dovrebbe riferirsi al pubblico ministero del procedimento in corso. E quindi, prevedendo un'obiezione dell'accusa, quella cioè di dire, vabbè, ma il pubblico ministero di Firenze non è il pubblico ministero di questo processo, allora io mi permetto di sottolineare alla Corte che qui la violazione è ancora più grave, cioè addirittura neppure il pubblico ministero di questo processo fa indagini di questo processo su un testimone in questa fase così delicata che deve essere ascoltato dalla Corte, per evidentemente preparare la deposizione o tentare di preparare la deposizione. O vedremo, sapremo, dobbiamo capire. L'atteggiamento è, a mio avviso, molto grave perché si tenta di condizionare il processo dall'esterno con un'attività di pressione, perché quando una procura si muove su un testimone, poco prima che il testimone deponga, questo è un'attività di condizionamento possibile, ma lo dobbiamo verificare. E la Corte deve adottare anche eventuali iniziative rispetto a questo atteggiamento che sta subendo, stiamo subendo tutti, ma sta subendo anche noi e sta subendo il processo. Perciò la protesta è veramente decisa. E quindi naturalmente prima di assumere iniziative, tutte quelle che saranno necessarie, occorre comunque avere questi verbali completi degli interrogatori dei fratelli Graviano in questo stretto lasso temporale. La seconda questione, che è legata sempre a questa situazione e quindi sempre alla condotta della Procura di Firenze,